Questo programma è offerto da Impanati Amadori Cordon Bleu, Scaldatelli Antica Forneria, Bonduelle, Prodotti senza glutine Cereal, Citterio, Hamburger di pollo Del Campo, Prosciutti crudi stagionati e prosciutti di Parma Ferrarini, Coniglio fresco Fontana, Le contadine, le patatine fatte a mano, Espresso, una storia tutta italiana di passione per il caffè. TV verranno sfatati alcuni miti. Scopriremo in questa serie di trasmissioni con un biologo nutrizionista qual è la dura verità sugli alimenti. Ecco il nuovo numero di Convi Magazine. Cucina, parmigiana di carciofi, un gusto davvero speciale. Salute. Finite le feste, adesso depuriamoci. Tempo libero, come rendere utile il tuo tempo libero. Spazio motori, quando è il momento della revisione? E in più, gossip, news, attualità, eventi, sagre, mostre e spettacoli nella nostra provincia e non solo. Programmi televisivi delle principali reti nazionali. Tutto questo ed altro ancora su Convi Magazine. Mentre il sole dà il buongiorno al mattino, nel vicino paese dei Gocciolotti si lavora di gran lena per portare ogni giorno, da 50 anni, tutta la freschezza e la bontà del latte sulla tua tavola. Per una colazione ricca di energia e allegria, latte fresco Sila. Che energia la bontà! Dottor Diego Falsetta, biologo nutrizionista, buongiorno. Oggi con il dottor Falsetta
sveleremo dei piccoli retroscena. Sfateremo. Ecco, sfateremo dei miti. Per esempio, ecco qua, qui c'è un bel piatto di pesce. Il pesce, si dice sempre, fa bene perché contiene gli omega 3. La e quindi verità. Meglio della carne e della carne. È vero o non è vero? La verità è che non tutto il pesce è uguale. La dura verità. Perché? Spieghiamo. Perché il pesce che contiene gli omega 3 è il pesce che vive nei mari del nord, in quanto il pesce che produce queste sostanze per noi benefiche, perché sono, come dire, preventive delle malattie cardiovascolari, viene prodotto dai pesci a mo' di protezione dal freddo delle acque gelide. Quindi se un pesce in sostanza viene allevato in un mare caldo, anche nel Mediterraneo, sicuramente tipo la spigola d'allevamento nostrana, sicuramente la quota di omega 3 è estremamente inferiore rispetto alla quota degli omega 3 che è presente viceversa nei pesci del mare del nord. Ricordiamo qualche pesce del mare del nord, così ci può aiutare. Il merluzzo, lo sgombro, il salmone, ecco, il tonno. Pure se per il tonno, se proprio vogliamo essere precisi, verte una piccola attenzione. Essendo il tonno un pesce bello grande, è un pesce predatore, che quindi nella sua catena alimentare lui è all'apice e quindi si mangia tutti gli altri pesci più piccoli. Sì. Dato che ovviamente uno dei problemi del pesce in generale è quello di accumulare sostanze tossiche, ovviamente il tonno, essendo la somma di tanti pesci piccoli, ne accumula un po' di più. Quindi è sicuramente un pesce sano, che però va sicuramente scelto con una frequenza inferiore rispetto a quella che può essere la frequenza di un pesce di dimensioni più piccole, come ad esempio lo sgombro, che tra l'altro è un pesce molto economico. Certo. Perché spesso, se proprio lo vogliamo dire, economia e salute spesso vanno insieme. Quindi, questo è importante. In questo particolare momento di difficoltà delle famiglie sulla spesa, in realtà, ecco, sicuramente la scelta verso lo sgombro può essere una scelta economica e salutistica. Perfetto, quindi allora il pesce però, sottolineiamo come già ha fatto il dottore, fa bene in ogni caso. Esattamente. Ecco, però va alternato sicuramente alla carne, però molte volte non contiene in realtà gli omega 3 che dovrebbe contenere in base alla dottrina dominante, come si dice, ma è uguale a una bistecca. Se proprio lo vogliamo dire, una enorme differenza dal punto di vista preventivo tra la carne e un pesce che non è ricco di omega 3, alla fine la differenza non è così marcata. Certo, il pesce ha delle proteine più digeribili, non a caso è nella cultura popolare immaginare che ovviamente una mangiata di pesce ci lasci più leggero. Esatto. Ovviamente questo corrisponde in realtà a una realtà biologica, fisiologica, per cui ovviamente le sue proteine sono più semplici. E quindi in effetti quando si va al ristorante si dice oggi mangiamo solo pesce, così non ci gonfiamo. Ecco, molto spesso, come dire, i detti popolari coincidono spesso con le realtà fisiologiche e biologiche. E talvolta, quanto più sono vecchi questi detti, tanto sono più veri. Perché, come dire, erano sicuramente detti anche non condizionati da una serie di meccanismi, quali la pubblicità che è subentrata, certo, è arrivata successivamente. C'è un... Oggi vi facciamo vedere questo. Il miglior pesce. Oh, questo è un altro retroscena di Non tutti sanno che. Queste sono, ovviamente, come voi vedete, le noci della California. Noci, la nostra è una terra ricca di noci. Perché ve le stiamo facendo vedere in una trasmissione in cui si parla di pesce? Svegliamolo. Perché questo qui è il miglior pesce. Che significa? La noce è ricchissima di omega 3. E in realtà ha tutti i vantaggi del pesce, perché è ricca di questa sostanza per noi molto, molto importante. Però, tra virgolette, non ha i piccoli difetti che ovviamente un pesce inquinato può avere, perché è un,
alimento estremamente sano, che spessissimo non riceve nessun tipo di trattamento se non la sua raccolta fatta ovviamente in maniera molto semplice. Ma queste, noi stiamo parlando di noci fresche o di noci secche? Perché poi anche sulla frutta secca sì, c'è tanto da dire, no? Sì, senza dubbio. Ecco, stiamo parlando di in questo di caso sono noci secche. Secche. E diciamo che le noci secche sono un concentrato rispetto alle noci fresche, che ovviamente hanno una quota di acqua superiore. Quindi le noci fresche sostanzialmente hanno le stesse sostanze, però in una percentuale inferiore. Quindi è meglio, tra virgolette, le noci secche, che però devono porre un'attenzione sulle calorie. Giustamente. Ecco, le noci, la frutta secca, fa ingrassare e soprattutto è vero quell'altra diceria del bere acqua dopo le noci, dopo la frutta secca, che fa ingrassare ancora di più? Allora, le noci fanno, come la frutta secca in generale, fanno ingrassare nella misura ovviamente delle calorie che contengono. Certo. Ovviamente se noi le consideriamo, come spesso accade, un appannaggio terminale alla nostra già pranzo o cena completa, le noci, è chiaro, intervengono nell'ingrassamento. E questo è un classico foggiano: alla fine di un buon pranzo, soprattutto a Natale, Capodanno, si mangia la frutta secca. Che viceversa dovrebbe rappresentare molto spesso una pietanza a sé. Esatto. Cioè, in sostanza, mi potrei tranquillamente mangiare un pasto unico nella tradizione anche della nostra cultura, che ne so, una pasta e fagioli, che non a caso nella loro combinazione hanno in sé tutti gli amminoacidi essenziali, perché guarda caso ai legumi gliene mancano due amminoacidi che sono presenti, guarda caso, proprio nella pasta. E la noce può completare questo pranzo già di per sé completo. Perfetto, ma torniamo al pesce. Certo. C'è una differenza sostanziale tra il pesce e i frutti di mare? Cioè, c'è qualcosa che fa più bene o meno bene, c'è qualcosa che fa più o meno ingrassare? Allora, sicuramente il pesce è ricco di omega 3, viceversa sui frutti di mare si può spendere una parola molto positiva nella quota, soprattutto per le vongole, di vitamina B12. Infatti, ad esempio, soprattutto per le donne in che hanno problemi di carenza di ferro, un buon primo piatto di vongole può essere senza dubbio utile. È chiaro che ovviamente i frutti di mare sono degli organi filtranti e quindi come organi filtranti tendono ad accumulare ovviamente un po' più di residui di quanto non faccia il pesce. Quindi se proprio dobbiamo costruire una graduatoria, beh, sicuramente il pesce è posto in un punto più alto proprio grazie alla sua struttura proteica di particolare pregio, che quindi garantisce a noi quella plasticità che occorre per la nostra struttura, e poi ovviamente è preventivo delle malattie cardiovascolari. Naturalmente parliamo sempre di frutti di mare acquistati in pescheria o nel supermercato, e non quelli nelle bancarelle in mezzo alla strada. La cui origine è ignota. È sconosciuta, no? È ignota. Perché ricordiamoci, innanzitutto bisogna che siano ben filtrate, perché le cozze accumulano tutti quei residui che poi fanno male, no? Certo. Ma poi soprattutto devono essere controllate dall'ASL, perché dalle cozze l'origine si possono contrarre diverse malattie, anche il tifo. È chiaro. Ecco. Tanto è vero, tanto più che spesso purtroppo si ha anche l'abitudine di mangiarle crude. Senza dubbio l'alimento deve sempre provenire da luoghi controllati, sia perché si è garantiti dall'origine, e ovviamente in una filiera, se io so da dove deriva, ovviamente avrò una tutela, una garanzia maggiore. Quindi sicuramente i frutti di mare, che sono alimenti estremamente sensibili all'inquinamento, alle contaminazioni da dove derivano, senza dubbio bisogna affidarsi a centri commerciali, che siano ovviamente autorizzati, dove io ovviamente posso recarmi per un'eventuale problematica che può nascere, certo, così certo, che a ritroso, attraverso la tracciabilità, si possa capire qual è il problema. Se io lo compro da un venditore ambulante,
mi espongo a un rischio maggiore ovviamente del risparmio che posso avere di pochi euro. Dottor Fazzetta, pesce cotto o pesce crudo? Il pesce si mangia cotto, perché nel pesce crudo fondamentalmente, al di là ovviamente come dicevi del rischio di contaminazioni anche batteriche importanti, vi è anche il rischio di contrarre un'infezione che si chiama da Anisakis, che è tipica della, come dire, di chi mangia sushi in sostanza, perché questo organismo presente nel pesce si può andare ad annidare, qualora noi lo mangiassimo, nel nostro organismo, generando ovviamente per lungo tempo delle problematiche non di facile risoluzione. Quindi in realtà, nonostante il pesce crudo, che ahimè ho abbandonato da anni proprio in virtù di questa cosa, pur piacendomi, perché poi ovviamente uno deve anche fare una scelta di sicurezza. Certo. Pur se una cosa è buona dal palato, deve anche valutare se è buona dal punto di vista sanitario. Sì. Quindi purtroppo il pesce in realtà va mangiato cotto. Se poi proprio siamo sicurissimi dell'origine, ecco, ritorniamo all'origine, siamo certissimi della non contaminazione. Ecco, anche del rispetto della catena del freddo. Esattamente, cioè. E abbondiamo con del limone, non vi è garanzia totale, però sicuramente ci esponiamo a un rischio inferiore rispetto a un alimento comprato in un luogo sconosciuto, voglio dire. Perfetto. Come contattare il dottor Diego Fazzetta? Io ho il mio studio a Ortanova, in corso Umberto I, e la mia mail... Sì, diciamola tranquillamente, perché è giusto, i nostri telespettatori vogliono sapere. Certo. Giusto. La mia mail è d.falzetta@libero.it. Noi per adesso ci fermiamo qui, ma ci saranno altre puntate con il dottor Fazzetta, perché ci sono tante altre cose che voi, nemmeno io, sapete, ma che dovete sapere se volete mangiare in maniera corretta. Grazie a tutti.